Ad avere sollevato la questione sulle spese che la regione sostiene ogni anno per elargire i vitalizi agli ex deputati dell'Ars era stato qualche giorno fa il vicepresidente dell'Assemblea Giancarlo Cancelleri. Ed è di stamani l'annuncio da parte dei 5 Stelle di una proposta di modifica del regolamento relativo al trattamento pensionistico. Si tratta, nello specifico, della rideterminazione degli assegni vitalizi degli ex parlamentari siciliani. Un ricalcolo, inoltre, è previsto anche in merito ai trattamenti di reversibilità. La nostra, spiegano i 5 Stelle, è una proposta che si lega alla riforma di uguale tenore avviata alla Camera dei Deputati a giugno 2018. Sì, chiaramente si deve realizzare in Sicilia e lo auspichiamo da tanto. È una delle nostre battaglie che portiamo avanti con coerenza da tempo. Su questi privilegi medievali, potremmo dire, c'è bisogno chiaramente oggi di dare un taglio. È una proposta che presentiamo attraverso i nostri componenti nell'ufficio di presidenza. Chiaramente dovrà avere un iter che è all'interno di questo palazzo. Allora, quando questa venisse approvata, non vi sarebbero più motivi ostativi. Abbiamo una stima di una spesa di circa 17 milioni annui in carico a questa assemblea. Con il taglio si arriverebbe addirittura a dimezzare questa spesa. Bisogna rendersi conto che se vogliamo riavvicinare la politica ai cittadini dobbiamo togliere quelli che sono gli ostacoli, appunto, che mantengono questa distanza. Uno è proprio quello del privilegio di vitalizi per persone che magari hanno messo piede soltanto un giorno qua dentro. Un tesoretto appartenuto fino ad oggi a una cerchia di privilegiati e che, secondo i 5 Stelle, potrebbe essere utilizzato in maniera differente e portare inoltre a una riduzione dei costi per l'Assemblea regionale siciliana. Non stiamo cambiando un diritto, noi stiamo cambiando il calcolo del diritto, perché non stiamo abolendo i vitalizi, stiamo ricalcolando in maniera basata sui contributi realmente versati quello che è la pensione.